Questo è il nostro quinto incontro e questa sera appunto parlerà delle problematiche relazionali la dottoressa Giuri, che è una psicologa psicoterapeuta di studi cognitivi, lavora appunto all'interno del centro clinico di studi cognitivi e anche fa parte del centro delle cliniche italiane per i disturbi di personalità, appunto, che risiede a Modena. Magari per chi sa o chi non sa, studi cognitivi è una scuola di specializzazione riconosciuta dal MIUR, una scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale, che ha diverse sedi in Italia. Studi cognitivi è anche un centro di ricerca di terapia cognitiva e ha un web journal che è appunto State of Mind. Dove potrete anche nel canale YouTube rivedere anche questo webinar come gli altri che abbiamo effettuato. E studi cognitivi è anche un centro clinico, appunto, centri clinici che sono presenti nelle varie sedi e all'interno proprio di questi centri clinici si sono strutturati alcuni centri più specializzati, come quello appunto di Modena, che è Clinica Italiana di Psicoterapia, e a Modena in maniera particolare c'è un centro specialistico per i disturbi della personalità. E questi webinar sono un modo per cercare appunto di approfondire quelle che sono le aree problematiche specifiche proprio nelle varie dei disturbi della personalità. Quindi abbiamo fatto diversi interventi e ne faremo ancora proprio per andare ad analizzare queste macro aree in cui il centro appunto per i disturbi di personalità si basa, si impone la per cercare di mettere a frutto i controlli più di evidenza scientifica per proporre proprio un centro specifico, appunto, parallelo ad un percorso individuale, un percorso di cura che la persona sta già facendo, al fine di dare la prestazione, migliore. In maniera particolare, appunto, la dottoressa questa sera ci si concentrerà proprio sulle problematiche relazionali, un elemento che, diciamo, per tutti noi può essere faticoso, a volte caotico, diventa un problema maggiormente anche per chi ha problemi appunto nella regolazione emotiva, che è l'elemento un po', è l'area un po' centrale. E come negli altri webinar, cerchiamo di concentrarci, insomma, adesso in una parte in cui la dottoressa farà la sua presentazione e poi a fine della presentazione lasciamo lo spazio a chi vuole fare approfondimenti, chiedere in maniera particolare qualche dubbio, qualche curiosità o meno. Quindi lascio la parola alla dottoressa Giuri e buon ascolto a tutti. Grazie Alessandra e grazie a tutti. Come ha detto la collega, è come dire, una macro area, no? Quella della dipendenza. Abbiamo avuto un po' di difficoltà a dare un titolo a questa serata. E quindi ho cercato, come dicevo, di mettere insieme alcuni punti chiave, no? Per dare una visione appunto di quella che può essere la dipendenza all'interno delle relazioni. Certamente, come dire, l'idea che il modo in cui una persona entra in relazione con gli altri, si relaziona con gli altri può essere di per sé patologico, comunque creare sofferenza, ha ormai delle fondamenta salde nel mondo scientifico. Diversi sono gli studi che hanno dimostrato come, no, uno dei punti chiave, soprattutto in pazienti che soffrono di disturbi di personalità, sia proprio quello della difficoltà nelle relazioni personali, del modo in cui ci si relaziona. E in effetti, se ci pensiamo, uno dei motivi per cui spesso alcuni pazienti chiedono di entrare, di iniziare un percorso terapeutico è proprio quello della difficoltà di una gestione, della gestione di un'emozione specifica e dei suoi riflessi e risvolti a livello personale, certamente, ma anche interpersonale, no? Mi fa sentire così quando sono con lui, mi sento in questo modo, quando il mio capo mi chiede questa
questa cosa mi sento in questo modo qua. Quindi le emozioni certamente, come anche diceva la collega prima, hanno un ruolo fondamentale. Perché? Perché hanno una funzione importante di regolazione all'interno dell'ambiente che si manifesta soprattutto nella relazione con gli altri. No? Quindi un primo punto chiave è certamente quello della regolazione delle emozioni più in generale e nella relazione con gli altri. Vediamo nello specifico come colleghiamo emozioni e relazioni. La competenza emotiva cos'è? È la capacità di percepire e riconoscere le emozioni, no? Di discriminare tra esse, l'ansia, la paura, la tristezza, di nominarle, di riconoscerle e dargli un nome. Questo comporta certamente l'apprendimento e lo sviluppo di abilità metacognitive di autoriflessività, cioè la capacità di dire come ci si sente in quel momento, riuscire a riconoscere, a dire in questo momento ho provato questa sensazione, questa emozione, anche da un punto di vista corporeo, riuscire a nominarla. Soprattutto anche la capacità poi sociale di riconoscimento delle emozioni degli altri, no? E l'abilità di regolare poi quello che è il nostro comportamento, tenendo a guida in qualche modo quelle che sono le emozioni. Noi di solito diciamo che le emozioni sono un po' un faro, no? Che ci guidano, di conseguenza la capacità di riconoscerle, di identificarle in modo sano e funzionale diventa fondamentale per riuscire poi a muoversi all'interno di una relazione. Quindi non lo so, quando vedo, mi sarà capitato di dire quando vedo quella persona vado in ansia, no? Sono in ansia, quando sto in contatto con quella situazione mi sento in un certo modo. Quando si manifestano problemi legati alla sfera emotiva sono solitamente presenti delle difficoltà legate proprio all'acquisizione di quelle che sono le competenze emotive, che in qualche modo non ci permettono di utilizzarle nel modo, come dire, per cui per il loro razionale, no? Di aiutarci a muoverci in modo più funzionale in alcune situazioni, quello che mi fa stare bene o quello che non mi fa stare bene. Un contributo chiaramente fondamentale nello sviluppo e nell'apprendimento di tale competenza sono certamente le esperienze avute nell'infanzia, mediante quelle che possono essere le figure di riferimento, che non parliamo solo di genitori, parliamo anche di educatori, insegnanti, familiari, amici nel corso dell'età. Per permettere, cioè, è necessario che una prima cosa, no? Che spesso negli incontri che abbiamo fatto finora l'atteggiamento validante, la marcialina l'abbiamo spesso nominato, no? È che magari tempo fa non vi era questa attenzione proprio a validare l'emozione, cioè ad accoglierla, riconoscerla, dargli un nome, aiutare in questo senso, nessuna emozione è sbagliata. No? Io ricordo ai nostri tempi dell'asilo, faccio sempre questo esempio, ai miei pazienti non c'era l'attenzione che per fortuna adesso invece inizia ad esserci, no? Sin da piccolini a riuscire a riconoscere, a nominare, ad utilizzare in modo funzionale le emozioni. Quindi sicuramente è fondamentale un ambiente, come dire, l'aspetto dell'infanzia, no? Che permette di strutturare e fare in modo che appunto ci sia una, si sviluppi una buona competenza emotiva. Di conseguenza l'altro punto fondamentale rispetto all'argomento di questa sera è certamente l'attaccamento, no? Nelle relazioni. Perché? Perché l'attaccamento è quel comportamento che in qualche modo motiva il bambino a cercare la vicinanza fisica dei genitori o comunque di chi se ne prende cura, come dicevo, quando ci sono emozioni di spavento, di paura, di preoccupazione. Questo sistema in realtà è presente per tutta la vita, non l'abbiamo solo da bambini, e regola appunto il modo in cui poi anche da adulti però saremo in grado di gestire le emozioni e la sofferenza, la fatica e i momenti di difficoltà. Quindi ogni individuo svilupperà un proprio personale sistema di attaccamento che sarà modulato dalla relazione con la madre, diversa appunto a seconda di quella che è stata all'epoca la risposta, diciamo, della madre più in generale, ma della figura di riferimento, no? Quindi se il bambino è spaventato, c'è una figura di riferimento che accoglie, riconosce, lo aiuta a gestire meglio questo spavento, certamente quello è un modo, come dire, funzionale di imparare, di sviluppare competenze emotiva. Vi ho messo i diversi tipi di attaccamento sui quali non mi soffermo, dopo ci fermeremo un po' su quelli degli aspetti più legati alla dipendenza. Chiaramente la qualità quindi delle relazioni di attaccamento condiziona il modo in cui noi regoliamo appunto le emozioni, le capacità sociali e lo sviluppo della funzione metacognitiva. Per cui
capirete come è importante, no? Andare a comprendere insieme ai nostri pazienti quelle che sono state le prime relazioni che hanno poi costruito in qualche modo nella mente dei pazienti la capacità di riconoscersi nella relazione, di capire qual è il proprio ruolo, di capire cosa aspettarsi dall'altro nella relazione, che condiziona poi una serie di strategie comportamentali che possono diventare dei tratti personologici, come vedremo. In qualche modo nei disturbi di personalità quindi si rivela la presenza di una difficoltà nella regolazione delle emozioni, come diceva la collega prima, e nelle relazioni interpersonali. Sono i due punti chiave. Cos'è la personalità? La personalità è una combinazione di pensieri, emozioni e comportamenti che rendono ogni persona unica. È il proprio modo di vedere, di comprendere, di relazionarsi con il mondo esterno, così come pure appunto di vedersi. Inizia a formarsi durante l'infanzia, ma attraverso appunto l'interazione di diversi fattori, certamente quelli ambientali, ma anche una componente ereditaria, no? Governa poi il modo in cui appunto facciamo determinati pensieri, sentiamo e percepiamo. Questo è il tipico esempio che facciamo a tutti i nostri pazienti di fronte ad una situazione, ognuno di noi la stessa situazione, ma può pensare, sentire, percepire e agire in modo diverso, proprio perché ognuno di noi ha una specifica e in particolare appunto personalità. Nello sviluppo sano, diciamo funzionale, i bambini imparano con il tempo, no? Anche a interpretare con precisione i segnali sociali e a rispondere in modo adeguato e appropriato, anche con l'aiuto dell'adulto. Diversamente, cioè, ovvero laddove ci sono delle difficoltà di in qualche modo di apprendimento rispetto a quelle che sono delle strategie, delle abilità di relazionarsi, si possono generare delle difficoltà da un punto di vista personologico. Cosa intendiamo invece per dipendenza? Ho messo prima una definizione generica, no? Cioè un'alterazione del comportamento che da semplice o comune abitudine diventa una ricerca esagerata e patologica del piacere attraverso mezzi o sostanze o comportamenti che sfociano poi nella condizione, possono sfociare in una condizione patologica. Quindi l'individuo dipendente tende in qualche modo a perdere quella che è la capacità di controllo su quella che era un'abitudine, no? Si intende più specificatamente una condizione in cui invece l'organismo ha proprio ha bisogno di una determinata sostanza, ma omesso, di persona o di attività, per funzionare meglio, per funzionare non meglio, e sviluppare una dipendenza fisica quasi da essa. Ho messo anche la definizione di addiction, perché si sente spesso parlare adesso di new addiction, che si differenzia semplicemente perché è più legato appunto alla dipendenza che spinge l'individuo alla ricerca dell'oggetto di dipendenza, no? A differenza del concetto più generale, senza la quale appunto la vita sarebbe in qualche modo priva di significato. Quali sono gli elementi che caratterizzano la dipendenza patologica? In generale sono due: non poter fare a meno di qualcosa o rinunciare a un determinato comportamento senza sperimentare disagio. I pazienti manifestano solitamente, come vedremo, poi chiaramente dipende dalla storia, dalle esperienze di ognuno, un disagio molto simile a quello che è l'ansia, no? Un senso di apprensione, di non riuscire a fare a meno di quella persona o di quella sostanza. La centralità, soprattutto, che assume il prodotto, il comportamento della dipendenza nell'esistenza dell'individuo. Cioè, tutto, se pensiamo qui ad aspetti relazionali, qualsiasi decisione, qualsiasi cambiamento, qualsiasi comportamento passa e mediato da quello che pensa l'altro, da cosa ne pensa l'altro, dall'altro da cui in qualche modo si ha una relazione di dipendenza, no? Quindi tutto è come se tutto, poi sto pensando più specificatamente a una dipendenza relazionale, l'aspetto di primario è cosa penserebbe l'altro di questa cosa se io mi comporto in questo modo, come approverebbe, non approverebbe, sarebbe orgoglioso di me, non sarebbe orgoglioso di me, in un modo, come vedremo, che è tipico dei disturbi di personalità, pervasivo rispetto a quello che può essere, no, un funzionale invece, chiedere conferma, chiedere rassicurazione, che capita a tutti noi in momenti più svariati della nostra vita. Le dipendenze patologiche si dividono in due macro categorie, da sostanze
le 12, ne ha identificato addirittura 12 categorie, allo scopo di fare un po' luce su questo fenomeno che è veramente molto ampio. Per tornare però più all'aspetto appunto relazionale, in qualche modo legato appunto a quelle che possono essere le difficoltà di dipendenza all'interno di un disturbo di personalità, torniamo appunto al concetto di disturbo di personalità. Il disturbo, parliamo di disturbo quando vi è un partner costante di esperienze interiori e di comportamento che in qualche modo è pervasivo e inflessibile, stabile nel tempo e determina disagio e sofferenza che in qualche modo condiziona totalmente il funzionamento della persona. Io utilizzo, sia per spiegarlo ai pazienti, ma anche in generale, no, una definizione se quel comportamento lo faccio sempre, da sempre e con tutti, è una definizione, se volete, molto banale, ma molto semplice, che rende l'idea di questi tre concetti, no? Della pervasività, cioè investe diverse aree di vita. Quindi l'aspetto della dipendenza nei disturbi di personalità la troviamo in diversi contesti di vita, no? Quindi lavorativo, amicale, sentimentale più stretto, quindi investe diverse aree di vita. La rigidità, cioè indipendente da specifiche situazioni o contesti, perché come vi dicevo prima può capitare a tutti noi in determinati momenti di vita, in determinate situazioni, in alcuni contesti, di avere dei comportamenti che possono risultare simili o avere a che fare con dei comportamenti di dipendenza. E la stabilità, permangono nel tempo. Una delle frasi tipiche, questo più in generale per i disturbi di personalità e nello specifico per i tratti dipendenti, c'è questo aspetto del sono sempre stato così, cioè da che io mi ricordo, no? Se penso a un paziente con un disturbo dipendente, è uno dei temi dolorosi, delle vulnerabilità, delle sensibilità più dolorose è proprio quello della solitudine, no? E a volte i pazienti raccontano: io mi ricordo che anche da piccolo ero così, cioè quando mamma si allontanava io avevo questo terrore di stare da solo, poi mamma è sempre tornata, però io mi ricordo esattamente i momenti in cui pensavo che sarei rimasto da solo, no? Quindi questo ci fa un po', quando parliamo di tratto personologico, dobbiamo avere in mente questi tre aspetti e che ci differenziano appunto un po' rispetto a quella che è la personalità sana da una personalità invece problematica, con aspetti di problematicità. La rigidità, appunto, che è un problema di equilibrio tra la flessibilità e la rigidità, perché è chiaro che è un sistema flessibile, che appunto si adatta, che in alcuni momenti magari ha più bisogno, è più dipendente, più condizionante, ma in altri riesce a cavarsela in maniera autonoma, non è rigido, ma è un funzionamento che riesce a flessibilizzarsi in base ad alcune circostanze, situazioni e momenti. Soprattutto l'altra caratteristica è quella dell'egosintonia, cioè le persone con disturbi di personalità non riconoscono questa parte, cioè in qualche modo sentono che questi comportamenti sono funzionali, non ne vedono, come dire, no, la parte problematica. Questo è uno anche dei motivi per cui è molto difficile fare una buona valutazione, una buona diagnosi iniziale, ed è uno dei punti che con il CIP tendiamo a, in generale come terapeuti, ma con il CIP è dedicata proprio una parte fondamentale alla diagnosi, che non viene fatta sicuramente utilizziamo degli strumenti, in particolare la SCID per i disturbi della personalità, però viene fatta una diagnosi che va fatta anche tenendo conto di tutta una serie di dinamiche, di riflessioni su alcune dinamiche relazionali, su alcuni comportamenti, su quelli che sono gli aspetti cognitivi ed emotivi che si accompagnano nelle diverse fasi e nelle diverse indagini che facciamo nella storia della persona. No, perché spesso il paziente non riconosce che quel determinato comportamento può, per esempio, infastidire l'altro, appesantire l'altro, preoccupare l'altro, allontanare paradossalmente l'altro, no? E questo lo vedremo quando descriverò un po' meglio alcune dinamiche che si possono creare. Per tornare alla dipendenza, come dire, da un punto, come vi dicevo prima, tutti sperimentiamo e abbiamo bisogno di dipendere da qualcuno. No? Quando siamo affaticati, quando siamo vulnerabili, ma manteniamo in qualche modo quella che è la nostra identità, per cui è chiaro che
se abbiamo una relazione che funziona e il nostro compagno non c'è, ci manca, ci sentiamo soli. Questo però non ci vieta di continuare a, pur gestendo la solitudine, magari un po' di tristezza, a continuare a funzionare, no? E ad avere un'identità separata dall'altra persona. Ne sentiamo la mancanza affettiva, cioè è chiaro che ci manca in tutti i tipi di relazione, ma non condiziona, perché comunque riusciamo a gestire, avendo la nostra identità salda, le nostre idee, questa fatica, e non sentiamo che tutto dipende dalla relazione con quella persona. Nel disturbo di personalità invece è proprio la modalità di cercare la dipendenza che lo fa diventare patologica, no? Perché c'è una costante timore, preoccupazione dell'abbandono, cioè un allontanamento, una serata da soli non è una serata da soli, è mi sta abbandonando. Okay, adesso faccio degli esempi tagliati con l'accetta, ma per intenderci. La passività, cioè non vi è alcuna possibilità per la persona di sentirsi in qualche modo di avere un'agency nella relazione, no? Ma in qualche modo si subisce in modo passivo quella che è la scelta dell'altro. E la ricerca costante di aiuto e rassicurazione, no? Che crea e alimenta questa sensazione di non essere in grado, di dover avere bisogno di qualcuno, e quindi un costante ricerca dell'altro e della rassicurazione che l'altro c'è, che l'altro ci sarà, che l'altro è disponibile. Quali sono i segnali? Più in generale per i disturbi di personalità, come vi dicevo prima, no? Sia i pazienti che i familiari possono affermare è stato sempre così o sempre fatto così. Durante il percorso terapeutico, come professionisti, ci troviamo spesso a degli inavvertiti stop in qualche modo, no? Cioè momenti in cui sembra che non si riesca ad andare avanti, e sono momenti preziosi perché sono utili da comprendere cos'è che sta succedendo, no? Perché la terapia è comunque una relazione, quindi ci dà un'informazione. Magari è successo qualcosa, è capitato qualcosa, non abbiamo frainteso, non abbiamo colto, non siamo stati in grado di comprendere alcune cose, e ci aiuta però questo segnale, no? Per noi professionisti di fermarci, di riflettere, di capire cosa sta capitando nella relazione terapeutica. I pazienti sono spesso totalmente inconsapevoli dell'effetto del loro comportamento sugli altri. No, questo è il discorso dell'egosintonia di cui vi dicevo prima, cioè loro non hanno idea che quel determinato comportamento possa diventare problematico anche all'occhio dell'altro o possa in qualche modo appesantire la relazione. E i pazienti sono spaventati in generale da qualsiasi cambiamento, come è comprensibile, perché è chiaro che per una vita hanno gestito attraverso alcune strategie, e un cambiamento è fatica, no? E un cambiamento è la disponibilità a mettersi in gioco e a sperimentare nuove strategie, e soprattutto rendendosi conto che le strategie che si stanno utilizzando stanno diventando troppo faticose, troppo onerose da un punto di vista emotivo e relazionale. Quindi, per tornare un po' al discorso di come e che ruolo ha poi, no, per arrivare al disturbo di personalità, come vi è un'evoluzione da un punto di vista della personalità, abbiamo certamente una predisposizione genetica, le esperienze infantili che hanno un ruolo importante che andremo a vedere, queste fanno sì che la persona sviluppi e strutturi quelle che sono delle credenze centrali su se stesso e sugli altri, tipiche, le vedremo che ce ne sono alcune tipiche, poi è chiaro che, ripeto, andrà analizzato insieme alla persona, perché nessuna persona è mai come... non ci sono due persone uguali, come dire, il sistema ci permette, no, di dare un nome al disturbo di personalità, ma è più un bisogno di noi professionisti, perché è poi il paziente che va visto nella sua individualità e va compreso in quel funzionamento, no, ed è centrale. Quindi ci sono delle credenze centrali tipiche che andiamo a comprendere, rispetto alle quali i pazienti poi cosa fanno? Mettono in atto delle strategie disfunzionali, o meglio, mettono in atto delle strategie che all'inizio possono essere anche funzionali, no? Cioè, un paziente che ha un'idea di sé, che ha delle esperienze precoci di abbandono, di solitudine o di trascuratezza, e ha una credenza, cioè, si sviluppa una credenza centrale di solitudine, di io solo, di io incapace, di io debole, è chiaro che metterà in atto delle strategie che gli permettano di sopravvivere, libera quella fatica lì, no? E quindi magari cercheranno di essere bravi, di essere accondiscendenti, di essere ben disposti verso l'altro per
tenersi qualcuno vicino, no? Quindi, come dire, non è che siano in generale disfunzionali, il problema diventa quando appunto non, in qualche modo non assolvono più o non sono più sufficienti a non far sperimentare quelle credenze, quegli stati emotivi dolorosi legati a quelle credenze, e quindi in qualche modo noi diciamo diventano disfunzionali. Quando si cronicizzano, diventano rigide, diventano pervasive, possono instaurarsi all'interno di un quadro personologico che definiamo disturbo di personalità o contratti personologici tipici. Ma è quello che vi ho detto anche prima, facendo un po' l'esempio, quindi vado un po' avanti perché non tengo che guardavo il tempo. Qui vi ho riportato alcune delle credenze tipiche, no? Di Beck su che possono sviluppare, vi ho evidenziato in verde quelle che più tipicamente hanno a che fare con un quadro di dipendenza. Solitamente, come dire, troviamo spesso un concetto di non amabilità, di non essersi sentito amato. E quando stiamo parlando di dato di realtà, noi non lo sappiamo, noi ci fidiamo di quello che il nostro paziente ci racconta rispetto a quella che è stata la sua esperienza e la sua sensibilità, ed è quello che a noi importa e su cui noi ci basiamo per fare un lavoro con lui. Non amato, respinto, abbandonato, rifiutato, non piacevole, messo diverse cose, non capace di fare nulla, non voluto, trascurato. Rispetto a queste credenze centrali, a questi vissuti, cosa si fa? Si mettono in atto delle strategie che sono appunto dei comportamenti di sicurezza che il paziente usa, può usare per compensare oppure per gestire disfunzionalmente quelle credenze centrali e per impedire in qualche modo di sentirsi in quel modo lì. Quindi, per esempio, potrebbe sviluppare delle credenze rispetto al fatto che se mi comporto in quel modo lì, se non do fastidio a mamma, se non faccio i capricci, se mi comporto come loro si aspettano, allora per un po' sarò a posto, in qualche modo mamma non si arrabbierà e io non sentirò quel vissuto di solitudine, quel vissuto di non andare bene, quel vissuto di non essere amato. I pazienti con disturbi di personalità in generale hanno delle credenze disfunzionali intermedie specifiche sulle relazioni. Qui ho messo delle credenze più in generale, non solo sui disturbi dipendenti, vi ho un po' evidenziato quelle che hanno più a che fare nelle relazioni di dipendenza. Se emerge un problema nella relazione non potrà essere risolto, cioè no, la rigidità di dicevamo prima, l'inflessibilità. Se mi dicono di fare quella cosa, devo farla, no? Quindi un senso di costrizione, di affaticamento, di non avere scelta. Devo dipendere dagli altri e non posso contare su me stesso, un senso di incapacità, di debolezza, di non essere in grado. In generale, come vi dicevo prima, i disturbi di personalità, noi usiamo un sistema che è il DSM di riferimento, che è il nostro manuale dedicato, sono raggruppati in tre macro cluster e ognuno di questi si differenzia proprio da cosa? Dallo stile di gestione delle invalidazioni, cioè dal modo in cui rispetto a quella credenza centrale io decido di rispondere, no, strategicamente, da un punto di vista cognitivo, emotivo e comportamentale, a quel vissuto. Quindi se svilupperò delle strategie più volte alla dipendenza, è più possibile che io appartenga ad un determinato cluster piuttosto che un altro. Infatti io vi ho solo messo, anche perché non è appunto più per dare un'idea, vi ho messo quello che fa parte del cluster ansioso, a cui appartiene solitamente il disturbo dipendente della personalità e le caratteristiche di dipendenza, perché poi non è detto che necessariamente si debba instaurare un disturbo dipendente, ci possono essere anche delle caratteristiche, dei tratti ecco, specifici dell'area dipendente. La presenza di ansia, come vi dicevo prima, è la tendenza a gestirla nell'evitamento, perché scelgo situazioni che non me la attivino in qualche modo, no? Quindi laddove sento ansia comincerò a scegliere delle situazioni che non me la facciano sentire, perché temo di sentirmi in quel modo lì. L'attaccamento è insicuro, ambivalente o resistente. Cosa vuol dire? Vuol dire che la figura di attaccamento appare in qualche modo imprevedibile. C'è, ma non è prevedibile, no? Sono magari figure che sono state capaci di vicinanza e sono capaci di vicinanza, ma magari non sono sempre disponibili a concederla. Quindi è come se quella credenza di solitudine e non amabilità si basasse proprio sull'esperienza
in cui l'intimità è qualcosa che sia sperimentato ma che posso perdere, no? Quindi ho sempre questo affanno che potrei rimanere da solo, che non sono abbastanza, che non vado bene, e nella relazione mi muovo avendo questa credenza in testa. Il bambino, infatti, per gestire l'irregolarità o l'anorità della relazione si attribuisce in qualche modo la colpa, che è un'altra emozione spesso che riportano pazienti con questo tipo di caratteristiche, oppure il merito di conquistare la vicinanza attraverso l'amabilità. Quindi l'amore dell'altro in qualche modo è conquistato attraverso le prestazioni. No? L'esempio banale che faccio sempre, facevo prima, se faccio il bravo, mamma mi presta attenzione. Se faccio il bravo, mamma mi premia, mamma mi viene a dare un bacio. Il giudizio sulla propria amabilità dipende appunto dai feedback che il bambino riceve dalla madre, con l'esempio che vi ho fatto. Ma il bambino è esposto a imprevedibili mutamenti e di comportamento della figura d'attaccamento, ora accettato, ora rifiutato, che non riesce ad avere in qualche modo un'idea di sé stabile indipendentemente da quella che è la risposta in quel momento, no? Quindi è come se questo tema dell'amabilità fosse costantemente irrisolto, no? Ed è una cosa su cui ragioniamo spesso con i nostri pazienti, no? La strategia comportamentale privilegiata all'interno di questa di quest'area della dipendenza è certamente quella della vicinanza strettissima. Quindi sono persone che in qualche modo rinunciano a qualsiasi movimento esplorativo autonomo al fine di fare cosa? Di esercitare un controllo per diminuire la sua imprevedibilità. Cioè, so che se faccio così, mamma sta lì. No? E non mi sgrida, non mi cazza, non mi dice niente, non mi riprende, in qualche modo una sorta di controllo anche della relazione, no? L'intimità è desiderata intensamente, ma è allo stesso tempo molto temuta, per paura di essere in qualche modo rifiutati, di non essere amati, no? Quindi c'è anche questa oscillazione che in qualche modo si riporta, no? Dietro nelle strategie appunto di comportamento, in quelli che poi diventano dei tratti personologici. Lo stile di evitamento di conoscenza è appunto quello dell'evitamento, perché si rinchiudono appunto in aree previsionali strette, cioè faccio quello che so che è prevedibile e che non mi fa venire ansia, perché sappiamo che l'ansia ci viene quando facciamo qualcosa che non è conosciuto, no? E quindi è normale provare un po' di ansia. Invece in quelle situazioni io cerco in qualche modo di prevedere, proprio per evitare di trovarmi in situazioni in cui non so come l'altro nella relazione potrà reagire. Ok? Alcune caratteristiche, anche qua vi ho evidenziato in termini più specifici quello del dipendente: se troppo dipendente chiede attenzione eccessiva, può suscitare nell'altro aggressività. Questo poi dipende chiaramente dal tipo di relazione, no? Sono persone che vediamo solitamente molto ansiosi, disforiche, fobici, con alcuni tratti appunto ossessivi, perché appartengono ad un'area specifica. Le caratteristiche dell'area dipendente sull'idea di sé. Queste sono quelle che sono le idee. Cos'è che la persona che ha dei tratti di dipendenza marcati, significativi, pensa su di sé? Di essere debole, di essere fragile, di essere incompetente, senza supporto, vulnerabile all'abbandono, bisognoso, indifeso e non amato. Gli altri come sono? Gli altri sono invece idealizzati solitamente. Gli altri sono protettivi, sono quelli capaci, sono quelli forti che aiutano, no? Una mia paziente diceva, lui non sbaglia mai ed era assolutamente convinta di questa cosa, no? Cioè non è mai capitato che lui sbagliasse. Ora capite che per quanto, no, io possa essere convinta di questa roba, è chiaro che è una credenza molto rigida, no? Però l'altro è visto come colui che difficilmente sbaglia. Credenze predittive e imperative: se non ho qualcuno a cui appoggiarmi, cosa sono che mi permettono in qualche modo di prevedere e di muovermi? Quindi se non ho qualcuno a cui appoggiarmi sono perso, per cui prevedo questa cosa ed evito piuttosto se non ho qualcuno. Se c'è qualcuno vicino sono al sicuro e mi sento felice, faccio qualcosa per far durare la relazione, non mi prendo dei rischi. Queste sono delle strategie sovrasviluppate, sono capaci di essere eccessivamente adesivi, attaccati, in cerca di aiuto, inibiti, di delegare le decisioni, di affidarsi all'altro e di essere compiacenti. Sono dei bravissimi lettori dei bisogni degli altri e poco lettori dei bisogni di se stessi, no? Perché sono così centrati a stare nella testa dell'altro, a capire cosa vuole l'altro, ad anticipare cosa vuole l'altro, che poco si soffermano su quelli che sono invece i propri desideri e i propri bisogni. Infatti, tra le strategie sottosviluppate
disturbate, c'è proprio quella della sana separazione, dell'autorealizzazione, dello sviluppo di interessi personali e dell'autonomia, no? Perché è tutto in favore della dipendenza. Ok, ci addentriamo un po' di più sulla, come dire, sull'area dipendente, e vi ho messo quelli che possono essere gli stati mentali tipici dell'area dipendente. E, stati mentali che cosa sono? Sono il modo in cui la persona in quel momento pensa, si sente e prova, e di conseguenza lo condiziona nella relazione. L'autoefficacia è di per certo lo stato desiderato, cioè lo stato in cui la persona si sente bene, non verranno mai, infatti, difficilmente chiedono aiuto dal punto di vista relazionale in uno stato di autoefficacia, perché la dipendenza in qualche modo è estremamente egosintonico, ma a chiedere aiuto in terapia per altri motivi, perché c'è una minaccia di rottura, sintomi depressivi, ansiosi di varia natura. Il momento della relazione consente la permanenza in una rappresentazione di sé competente, cioè nello stato di autoefficacia la persona ha la relazione come in qualche modo pura e non sente in qualche modo di, come dire, non ha contatto con quelle che sono quelle esperienze e credenze dolorose di cui vi parlavo prima. Il vuoto disorganizzato invece è solitamente generato dalla rottura della dipendenza, è tipico nei momenti di rottura, perché a questi tratti di persona logici, di sperimentare pensieri di abbandono, di perdita, di mancanza proprio di desideri in qualche modo attivi, di essere agente, no? Di attore di determinata situazione. E si sente ci portano a questa sensazione di essere spenti, apatici, freddi. Gli altri sono tani non perché in qualche modo li escludono, ma proprio perché il paziente non sente nel momento di vuoto il bisogno di cercarli. Nell'overwhelming cos'è? Una rappresentazione caotica e contemporanea di molteplici scopi, perché è chiaro che se nella mia mente io devo accontentare gli altri sono il mio capo, il mio amoroso, la mia mamma, capite che soddisfare gli scopi di tante persone messe insieme a un certo punto diventa estremamente faticoso, no? E quindi c'è opprensione, abbattimento, bassa efficacia, e la persona non è capace di riuscire a dare delle priorità e focalizzarci su uno scopo. Ci sono tanti scopi e li devono raggiungere tutti, e sono sostenuti da quelle che sono le credenze di cui vi dicevo prima. Lo stato di coercizione e ribellione alla coercizione, in qualche modo ci si ribella, no? A quello che può essere questo stato di overwhelming, ma è uno stato che rientra molto facilmente. Perché? Perché è chiaro che nel momento in cui sperimentano rabbia, la esprimono, ma non la riconoscono come rabbia, ce la portano, no? come un'ansia. Queste situazioni, quello che può succedere è che l'altro si risenta e loro sentono senso di colpa, fatica e paura di essere abbandonati, e quindi ritornano in qualche modo in uno stato precedente. Come immaginate, tutti questi stati mentali, cosa succede? Che nella relazione? Una relazione in cui lo scopo è quello di avere una relazione sicura e protettiva che mi permetta di avere un senso di autoefficacia e di evitare il vuoto. Relazioni però che è proprio in considerazione di quello che abbiamo detto finora, cioè della difficoltà di regolazione emotiva, della difficoltà di comprendere la mente dell'altro, di avere delle strategie funzionali e non delle strategie disfunzionali, porta a delle dinamiche tipiche. Ve ne farò vedere solo alcune, ne affronteremo solo alcune, poi se ci sono appunto rifletteremo anche su altre. I soggetti con disturbi di personalità hanno una grossa capacità, come vi dicevo, di leggere la mente dell'altro, no? Sono dei bravissimi con caratteristiche di dipendenza, sono bravissimi lettori della mente dell'altro, sanno cosa l'altro lo rende felice, sono in grado di soddisfare e di prevedere tutti i bisogni dell'altro. Ma questo si accompagna a cosa? Un deficit di decentramento, cioè la difficoltà di riconoscere che i miei pensieri e i miei desideri, i miei scopi sono diversi da quello dell'altro, no? Quindi c'è come una lettura della mente dell'altro che parte da quella che è la propria lettura. In questo modo non vi è una differenziazione, non riesce a dire ok, questo è un mio desiderio, a me piace andare in montagna, a te piace andare al mare, riconosco in qualche modo che c'è un bisogno diverso. Allo scopo però di mantenere la
presenza e la vicinanza della figura di riferimento si in qualche modo danno completamente, rinunciando, no, a quelli che sono dei desideri attivi che abbiamo tutti, di cui in qualche modo abbiamo necessità di soddisfare diversi bisogni, no? Aderiamo però costantemente, come se ne mettessimo sempre da parte i nostri bisogni, emergono ma li mettiamo da parte. Un docente diceva che sembra un muscolo atrofizzato, no? Perché non è stato mai utilizzato quello della capacità di esprimere quello che è un proprio bisogno, un proprio desiderio. Quindi assumono gli scopi dell'altro per dare in qualche modo forma e organizzazione alla propria esperienza. Cioè, nel momento in cui decidono, aderendo a quelle che sono le aspettative dell'altro, in qualche modo si sentono appagati e si sentono di avere anche loro uno scopo. L'altro che è idealizzato, si aspettano però di essere ricambiati. È un po' lì che si rischiano di instaurare delle dinamiche relazionali più faticose, no? Perché in qualche modo l'aspettativa di essere cambiati e che l'altro faccia la stessa cosa diventa un'invalidazione. L'altro si sente idealizzato e garantisce guida e garantisce in qualche modo la cura di cui il paziente in qualche modo ha bisogno, il sostegno può diventare da guida, ma se l'altro in qualche modo si spinge, si sente in qualche modo autorizzato ad essere controllante, e se il paziente sperimenta coercizione, gli scenari possono essere diversi, no? Il suo paziente può vedere l'altro sofferente e provare colpa. Cioè, sono stato io che non ho voluto soddisfare il tuo desiderio di andare in montagna, mi sento in colpa, è colpa mia, tu stai soffrendo a causa mia. Vedo l'altro allontanarsi ed entro nel vuoto, comincia ad avere la paura di essere abbandonato, di essere lasciato, no? Quindi sono dinamiche che chiaramente sono molto condizionate da chi ci troviamo di fronte, no? Perché il paziente ha il suo pezzettino, però poi la relazione è fatta di più persone. Però a seconda, questi sono delle dinamiche tipiche relazionali che si possono incontrare, dinamiche sulle quali parte del percorso in generale, nel suo di personalità, ma e nello specifico anche del CIP, quello che si farà è proprio andare ad evidenziare, a riconoscere, no, quelli che sono i pensieri, le emozioni, i comportamenti che si manifestano in questa situazione. Quello che dicevo anche prima sulla pervasività, no? Cioè, si analizzano diverse situazioni in cui un determinato comportamento, insieme al paziente, lo si porta a renderlo consapevole, ad allenarlo da quello che è l'egosintonia che è tipica del suo ruolo di personalità, no? Quindi non riconosce l'altro, il ruolo dell'altro nella dinamica che si viene a creare. Un'altra dinamica tipica è quando il soggetto prefigura un possibile abbandono, no? Emergono sensazioni, cioè qualsiasi segnale può diventare un indicatore di abbandono e gettare in qualche modo, lasciare il paziente in una situazione di vuoto, di solitudine, accompagnato appunto proprio da una, come dicevo prima, perdita di coesione, che spingono in qualche modo alla ricerca della vicinanza tramite atteggiamenti di sottomissione. Cioè, sento l'altro che si sta allontanando, aumento la ricerca di rassicurazione, aumento le strategie di sottomissione, divento ancora più servizievole. Cioè, quelle strategie vedo che non stanno servendo, che forse non stanno funzionando come hanno funzionato finora, e le aumento, no? Invece di fermarmi e comprendere probabilmente cosa sta succedendo, no? E stare sui miei bisogni, sui miei scopi, sui miei desideri, ma che paradossalmente aumentano le strategie disfunzionali. Laddove il paziente si ribelli e l'altro magari è una persona che imposta la relazione sul dominante, a questo stato di coercizione e ribellione reagirà a cosa? Aumentando dei comportamenti maltrattanti, magari tesi a sottomettere ancora di più, no? Questo atteggiamento il soggetto può interpretarlo come una conseguenza del suo comportamento sbagliato. Cioè, se lui mi sta trattando in questo modo, è perché io l'ho portato a comportarsi in questo modo qua, no? Per tutte le difficoltà e i deficit di cui parlavamo prima.
Soprattutto un paziente con i tratti dipendenti non integra l'immagine maltrattante dell'altro, il dolore che causa a sé, ma mantiene l'immagine scissa e idealizzata della sua felicità in presenza dell'altro. In qualche modo non riesce a vedere, ok, lui è il mio compagno, di cui io mi fido, stima, ma ha agito un comportamento che mi ha fatto stare male o che non ha tenuto conto dei miei bisogni, no? Ma non riesce a fare questa operazione e continua ad avere questa idealizzazione dell'altro, questa fatica a invece comprendere, magari a utilizzare quello che è il proprio stato emotivo, no? Perché poi la rabbia di cui è sopra ha certamente un'informazione importante. No? Di fatica nello stare in una relazione senza riuscire ad esprimere quelli che sono i propri bisogni. Di solito noi proviamo rabbia quando ci sentiamo trattati ingiustamente, chiaramente in una relazione in cui si è sempre volti a soddisfare le esigenze dell'altro. Se percepisco che in qualche modo non, le mie esigenze non vengono soddisfatte, i miei bisogni che a malapena riesco a sentire, perché come vi dicevo un po' un muscolo atrofizzato, diventa sano provare rabbia, no? Però fa, per la competenza di cui dicevamo prima, si fa fatica a riconoscerla, a descriverla, ad agire un comportamento che mi permetta di avere una strategia più funzionale invece che continuare a sottomettermi per l'idea di. Nelle situazioni in cui è esasperato il bisogno di consigli continue rassicurazioni da parte dell'altro, quello che può capitare è appunto che magari non sempre l'altro sia disposto, no? Spesso ci troviamo di fronte comprensibilmente a delle famiglie, dei compagni che sono anche estenuati, perché non è che uno si forma un po' quella che definiamo la profezia che si autoavvera, no? Perché il paziente chiede la rassicurazione con l'idea di essere rassicurato, ma la chiede in modo talmente estenuante, talmente di continuo, magari senza alcun motivo, senza un razionale quantomeno comprensibile all'altro, poi sicuramente un razionale ci sarà, che fa sì che l'altro in qualche modo non sia sempre disposto a dare quell'accudimento. Quindi no, si sperimenta quella sensazione di quell'oscillazione tra l'accudimento e l'aiuto. Ciò continua a impedire di avere una rappresentazione stabile dell'altro, no? Esattamente come l'esempio che vi facevo prima rispetto all'attaccamento, no? C'è della prevedibilità, quindi di sapere che posso contare su quella persona c'è, che è disponibile, e attivano stati di vuoto, di paura e una ricerca quasi caotica e confusionaria dell'altro. No? Ecco, queste sono alcune delle dinamiche le più tipiche, se vogliamo, un po' con degli esempi, ripeto, tagliati con l'accetta, ma proprio per far presente cosa si può sentire nella relazione dalla parte del paziente, ma anche dalla parte di chi è nella relazione con il paziente. In linea generale, l'intervento. Ho messo questa slide un po' appunto in generale, poi magari ci ragioniamo dopo, però il lavoro non deve essere nello specifico della dipendenza mai una critica alla dipendenza, perché in qualche modo è stata ripeto, in linea generale proprio un ambito di che sono di autonomia in relazione con le scelte, quindi quel muscolo utilizzato che vi dice si lavora per fare in modo che il muscolo riprenda a funzionare. Quindi la gestione di quelle che sono le implicazioni emotive di un cambiamento, perché siamo abituati ad utilizzare una determinata strategia, facciamo e ci rendiamo conto che è faticosa, dobbiamo fare i conti con le emozioni negative che suscita e rendersi conto che quella strategia non mi è più d'aiuto, anzi mi danneggia, e trovare altre strategie. E trovare altre strategie è estremamente faticoso. Quindi non vi è mai una critica a quella che è la strategia finora utilizzata dal paziente, ma un aiuto a vedere come in qualche modo quella strategia in questo momento non lo stia più tutelando da una fatica e da un dolore, e imparare nuove strategie, no? Questo è tipico del percorso appunto che
caratteristiche tipiche del percorso che faremo, ho citato alcuni degli assunti di base dell'atteggiamento della Linian, che è uno dei protocolli che utilizzeremo all'interno del percorso, ricordarsi che i pazienti appunto fanno del loro meglio, che vogliono migliorare la situazione, hanno bisogno di stare meglio, possono non essere appunto solo a causa dei loro pensieri, devono apprendere nuovi comportamenti in modo da, come dire, riuscire anche a gestire e a funzionare meglio in alcune situazioni. Nello specifico, per quanto riguarda gli aspetti più legati alla dipendenza, che in realtà la consapevolezza del funzionamento è un aspetto imprescindibile, secondo noi, dal tipo di disturbo. Quindi c'è sicuramente una buona valutazione diagnostica per fare una buona diagnosi, di evidenziare quelli che sono i tratti e vedere se effettivamente ci sono i tratti di dipendenza e come si manifestano, no? Perché abbiamo visto, io oggi mi sono più concentrata sugli aspetti di relazione, ma gli aspetti di dipendenza ci possono essere in diverse comportamenti, che non sono solo quelli relazionali. Una buona concettualizzazione libido, ovvero del funzionamento della concettualizzazione che usiamo noi, ma quindi comprendere qual è la credenza centrale, quali sono le esperienze che questa persona ha avuto per sviluppare una certa idea di sé, e noi lo chiamiamo il tema doloroso, in qualche modo una certa sensibilità, no? All'amabilità, alla solitudine, al non essere capace, comprendere in che modo si è difeso. No? Quali strategie ha messo in atto, strategie che possono appunto avere degli aspetti comuni con quelli che sono i tratti personologici e condividerla appunto col paziente. Ovviamente dopo identificare e riconoscere gli stati mentali e l'attivazione di quelle credenze, no? Cioè in quelle situazioni mi si attiva quel bisogno di cercare rassicurazione. Quando è che ho bisogno di sentirmi in quel modo? Cos'è che penso in quel modo? Come mi sento in quel modo? Perché credo di non poter gestire in un modo diverso a tollerare l'ansia o la mancanza, no? Di cui dicevamo prima. La gestione quindi delle emozioni negative e la capacità appunto di riuscire a riconoscerle, a governarle, a gestire in modo più funzionale, riconoscere appunto le strategie di fronteggiamento disfunzionali ed esplorarne di nuove e più funzionali, e soprattutto incrementare quella che è l'autonomia e la capacità di scelta autonoma, no? Un grosso lavoro con le persone che hanno appunto dei tratti di dipendenza è proprio quello di aumentare la capacità di essere autonomi e di prendere delle decisioni in modo autonomo. Consapevoli appunto di quelle che sono in qualche modo ho voluto riassumere in questo quadrato, no? Cioè rendendo consapevoli di usare delle strategie per proteggersi da situazioni difficili, magari apprese in un contesto infantile, ma evidenziare in questo momento quelli che sono i costi e quelle che sono le loro funzioni, impediscono in qualche modo di uscire, di venire fuori, di distanziarsi da questa sensazione di essere costantemente sotto minaccia, nello specifico di abbandono, di non amabilità, ma scoprire invece che si possono usare altre strategie e usare altri scopi che non sono legati allo stare lontano dalla mia sensibilità, no? Quindi a non stare da solo, ad essere sempre amato. Può capitare che in alcuni momenti ci sentiamo soli, no? Ma posso aumentare delle strategie per evitare di dover dipendere dal fare cose che non mi facciano sentire da solo. Spero di non fare un giro di parole, dopo se c'è bisogno di tornare. Tenere a mente quelle che sono le preferenze personali, no? Dipendente dalla mia sensibilità. Cioè, posso scegliere, posso decidere, posso fare delle scelte indipendentemente dalla paura di sentirmi da solo, dalla paura dal rischio che posso sentirmi non amato. No? E non fare delle scelte sempre per essere sicuro che tutti mi amano, che tutti mi vogliono bene, che tutti non mi abbandoneranno, che in qualche modo è lo scopo guida delle decisioni di questa tipologia di pazienti. Le tecniche di intervento le ho solo chiaramente nominate, ci aggiorneremo, ma probabilmente non so se sia il contesto, ma un'integrazione di quelle che sono la CBT standard, no? Quindi sull'identificazione, la messa in discussione delle credenze, soprattutto legate agli aspetti di dipendenza, l'MCT,
soprattutto spesso i pazienti ruminano sulle relazioni passate, su come è andata, sul timore che possa ricapitare, oppure rimuginano ansiosamente e non riescono a non smettere di pensarci. Il paziente dice: amoroso, è uscito a cena, io non riesco a pensare e non riesco a godermi la serata perché rimugino costantemente su cosa sta facendo, cosa non sta facendo, mi starà pensando, non mi starà pensando. Lo skill training, la meditazione, le tecniche appunto della marcia linea, della terapia dialettico-comportamentale, sullo sviluppo appunto di quelle che sono delle nuove abilità dal punto di vista personale, della tolleranza dell'emozione, della sofferenza, della gestione delle emozioni, scusatemi. Mi sono ripetuta, qui scusate, e sulle strategie appunto di mindfulness che ci aiutano appunto a come dire, gestire in modo più funzionale alcuni stati emotivi dolorosi. Quindi è chiaro che c'è un'integrazione a seconda di quello che è l'obiettivo di queste diverse tecniche. Sono andata straveloce, mi fermo. Ma questa è una mia caratteristica. Yeah. Ok. Grazie, è molto chiara. Mi collego un attimo a tutto quello che ha detto, alla tantissima informazione che ha dato appunto la dottoressa, focalizzandomi proprio su questo aspetto finale che diceva proprio delle modalità, delle tecniche di intervento. Quello che all'interno del centro per i disturbi di personalità appunto di Modena noi proponiamo sono per i disturbi di personalità interventi in un momento individuale, ma fondamentalmente dal lunedì al venerdì effettuano interventi di gruppo e c'è un momento solo per i familiari, un gruppo per i familiari. Proprio all'interno di come gli interventi che un po' anche ha accennato la dottoressa, prendiamo come elemento centrale, quello maggiormente riconosciuto come validità, proprio il modello della marcia linea. Quindi all'interno di questo percorso effettuano due volte alla settimana due gruppi appunto di skill training e alternano tematiche che riguardano la regolazione, la gestione delle emozioni, appunto che riguardano invece le problematiche, le dinamiche interpersonali, relazionali, quello che riguarda la gestione dei momenti di crisi, dell'impulsività, quello che fa riferimento al modello dell'MCT e quindi c'è un gruppo specifico sulla gestione del rimuginio, della ruminazione, c'è un momento di gruppo dedicato alla mindfulness. E poi, appunto, in un secondo momento, dopo questa, c'è un, attraverso delle operatrici, delle tecniche della riabilitazione, non fanno altro che all'interno di questo centro far molta esperienza di questa abilità. Proprio come diceva prima la dottoressa, hanno bisogno di essere sperimentate proprio per la rigidità con cui sono state apprese e devono essere, per poter imparare una cosa bisogna fare molto allenamento e vederne e capire l'utilità e trovare la nostra giusta dimensione e modalità nuova. C'è poi anche un momento individuale all'interno di questo percorso e un momento appunto dedicato ai familiari o a persone che i pazienti valutano come significativi, che vengono ad essere diciamo l'elemento centrale per poter essere d'aiuto all'interno di questo percorso. Quello che chiediamo è sicuramente un impegno importante, ma è necessario proprio nell'acquisizione di una maggior abilità. E adesso, in questo momento, come diceva prima anche la dottoressa Giuri, stiamo facendo i colloqui e le valutazioni proprio per formare il nuovo gruppo che partirà a settembre, il 14 di settembre partirà questo nuovo gruppo e quindi adesso in questo momento ci proprio dedichiamo ai colloqui individuali e alla valutazione proprio per capire se il percorso che proponiamo è adeguato alla persona. Ok,
Quindi è un po' per questo appunto è il tema e l'argomento della serata. Ci sono domande? Intanto provo a rispondere ad una domanda se a me sentite. Volevo sapere se il disturbo della personalità si può diagnosticare in età adolescenziale. No, nel senso che è proprio. Provavo a rispondere intanto a una domanda, Simo. Nel senso che la diagnosi viene fatta alla maggiore età, dai 18 in su, proprio perché prima è ancora molto in evoluzione la personalità, quindi anche gli strumenti che noi utilizziamo nel centro, ma che sono quelli validati, partono dai 18 anni, proprio perché è quella l'età dove è possibile diagnosticarlo. Allora, ci sei Simo? E ci sono, continuo con la mia risposta, pensavo. Faremo dei gruppi specifici sul protocollo di Adrian Wales, sia sul rimuginio che sulla ruminazione, che sono due processi cognitivi appunto, che possono diventare disfunzionali e quindi nel riconoscimento. No? Il rimuginio è quel pensiero ripetitivo, ricorsivo, che i pazienti spesso riportano di preoccupazioni rispetto al futuro, no? Di anticipazioni di solito negative e catastrofiche, contenuto negativo. Di cui non riescono a liberarsi, no? E con l'MCT si aiuta appunto il paziente a riconoscere questi processi di pensiero e non si lavora tanto su quelli che sono i contenuti del pensiero, ma su appunto il processo, il modo in cui la persona si approccia a questo pensiero, perché di pensieri negativi, sia in senso come dire ansioso, no? Del rimuginio, chissà come andrà questa sera, chissà cosa starà facendo il mio moroso, chissà cosa capiterà al colloquio di lavoro, li possiamo avere tutti. La capacità di, come dire, accogliere questo pensiero, di non occuparsene, no? Di, ok, riconoscerlo, lo vedo, riconosco, magari mi preoccupa, ma non continuare a starci agganciato a questo pensiero attraverso specifiche, tecniche di touch mindfulness, di strategie appunto che aiutino a gestire meglio il rapporto con i pensieri, sia in senso ansioso che in senso depressivo, possono aiutare appunto a non innescarsi in questi processi di pensiero disfunzionali. E si tiene un gruppo che teniamo io e la dottoressa Offredi proprio sulle tecniche specifiche MCT. Una domanda su chi sono gli invianti dei pazienti che arrivano al vostro centro, possono essere le persone stesse che chiedono informazioni e vengono, o gli invianti tendenzialmente sono medici di base, psichiatri o altre colleghe psicologhe che rimangono, come dire, i punti di riferimento, sia lo psichiatra esterno che ha in carico il paziente che la psicoterapeuta esterna sono i riferimenti. Noi siamo, come dire, un passaggio che ci mettiamo in parallelo proprio perché la terapia individuale e di gruppo è quella più riconosciuta di efficacia e quindi possono essere appunto questi terapeuti, medici che prendono contatto con noi, possiamo decidere di fare colloqui tutti e tre insieme, oppure se si preferisce farlo da soli in momenti separati. Questo poi è una valutazione che al momento del contatto possiamo scegliere in base a quello che al paziente serve di più. Allora, mi chiedono, ritiene che si possa partire a lavorare con disturbi di personalità dipendente partendo dall'MDR? Non mi pronuncio sull'MDR, io non sono formata sull'MDR, la conosco, so cosa sia, però ecco, non essendo specializzata su questa tipologia di terapia, non mi sento di dare una risposta specifica. Certamente ci saranno degli aspetti dell'MDR che riguardano anche gli aspetti di dipendenza, assolutamente. Nel nostro percorso non è prevista. Poi dicevo, oltre all'attaccamento, se la dipendenza è un tratto anche ereditario e fa parte della persona, si tratta di accettazione o ci si deve lavorare su questo? Guarda,
Parlare di un tratto ereditario è un po' complesso, no? Perché non possiamo definirlo un tratto ereditario. Certamente ereditario nel senso che magari ho appreso, no? Nel mio ambiente, nel mio contesto di vita, nella mia famiglia, degli aspetti di dipendenza che si ripetono. Quindi imparo, no? A rispondere con dei comportamenti o delle caratteristiche di dipendenza. Ci si può assolutamente lavorare nella misura in cui si riconosce che è un apprendimento, no? Quindi non lo so, ho imparato che magari mamma aveva un atteggiamento particolarmente servizievole o accondiscendente o anche solo culturalmente, no? Dedicato alla condiscendenza e magari posso invece io scegliere qualcosa di diverso per me se mi fa stare male avere quell'atteggiamento. Quindi assolutamente sì e l'accettazione nella misura in cui abbiamo avuto realmente delle esperienze, no? Dolorose, magari di abbandono, magari di perdite, magari di in cui abbiamo sperimentato delle situazioni di difficoltà, è chiaro che c'è anche un lavoro di accettazione rispetto a delle cose che non possiamo modificare, non possiamo cambiare, no? Ma il modo in cui adesso possiamo gestire questo dolore può essere assolutamente diverso e ci si può lavorare assolutamente. Spero di aver risposto. È possibile che il soggetto dipendente percepisca, seppur in modo inconsapevole, la natura patologica della relazione instaurata e decida di interrompere questa relazione in quanto causa sofferenza. Certamente nel momento in cui la persona comincia, no, a esperire delle emozioni negative, delle emozioni dolorose o appunto si renda conto, magari dal confronto con altri, magari da esperienze, magari appunto da quella che è la propria riflessione, chiede un aiuto, già è il momento di chiedere un aiuto, è il momento di consapevolezza per quanto ci riguarda, no? Andare poi a modificare quella dinamica, quindi arrivare a gestire una separazione è poi qualcosa che è, come dire, a carico del paziente. Noi aiutiamo il paziente a vedere quelli che possono essere gli elementi di sofferenza e aiutarlo eventualmente nella sua scelta di gestire una separazione. Però assolutamente sì, può rendersi conto che ci sia qualcosa che non funziona, non solo con un compagno, anche in una relazione amicale, in un rapporto lavorativo, assolutamente sì. Oltre alla SCID, stavo vedendo sulla valutazione. Sì, facciamo la valutazione, c'è la SCID Clinic Version per SCN1-PD per i disturbi di personalità, viene fatto anche il questionario sul modello alternativo e poi abbiamo dei questionari come dire, più specifici, tratto dipendenti se vogliamo, che ci aiutano come dire, a fare una diagnosi. È chiaro che come vi dicevo, per noi è imprescindibile la valutazione psicodiagnostica, quindi l'utilizzo di strumenti standardizzati e validati. Ma è anche fondamentale l'occhio e l'indagine del clinico, l'esperienza del clinico nell'indagare tutta una serie di dinamiche, no? Che vanno ad evidenziare nel corso del tempo alcune caratteristiche. Non è detto che si palesino tutte attraverso la SCID o la prima valutazione, questo no. Poi facciamo anche dei test autosomministrati che riguardano la regolazione emotiva, che riguardano appunto il rimuginio, un test sulla mindfulness, sulla ruminazione, poi c'è anche un test sull'impulsività, sui gesti autolesivi, che i pazienti ripetono, il percorso dura 3 mesi, il paziente ripete ogni mese e poi facciamo dei follow-up proprio per vedere in evoluzione il mantenimento dei risultati raggiunti. È possibile notare qualche tratto caratteristico già in adolescenza? Adesso lascio, poi collego un attimo proprio questa domanda sul fatto che il webinar che faremo proprio ad ottobre è proprio su questo aspetto. Cosa possiamo andare a notare prima per poter fare un intervento preventivo? E lo faremo insieme alla dottoressa Giannotti, appunto, che si occupa dell'adolescenza, anche di adolescenti, e proprio cercheremo di approfondire in maniera più specifica questo aspetto, proprio della domanda che è stata fatta.
Sì, anche perché l'adolescenza merita, no, come dire, un capitolo a parte, in quanto è, come dire, riconosciuto che l'adolescenza sia un momento, no, particolarmente delicato, proprio sulla momento, no, di acquisizione di una certa autonomia, di una certa indipendenza. Quindi un'oscillazione tra il bisogno di dipendenza e il bisogno invece di essere accuditi, ripresi e chiedere rassicurazioni nel momento in cui si vuole fare assolutamente tutto in autonomia senza chiedere il consiglio di nessuno, no? È tipico in qualche modo dell'adolescenza. Quindi in qualche modo, ecco, va, quindi non parlerei di tratti personologici in adolescenza, assolutamente no. Come diceva prima la collega, non possiamo fare delle riflessioni, però è chiaro che comprendere, no, quel meccanismo e comprendere come c'è stato nel momento dell'adolescenza, per esempio, il passaggio verso l'autonomia diventa poi fondamentale con una persona adulta, no? Quanto sei stato in grado di, come dire, prendere la propria strada, di rischiare, di esplorare, no? Vi ricordate nelle slide ho detto che, cioè, si tende molto all'evitamento, l'adolescenza è il periodo in cui si dovrebbero, è sano e funzionale aver bisogno di esplorare altre aree, no? Quindi se questo non è avvenuto, se non c'è stata una definizione di una propria identità, indipendentemente dai genitori, potrebbe esserlo, però proprio nel periodo adolescenziale, un momento di oscillazione è assolutamente comprensibile e funzionale, no? Perché, come dire, voglio andare via, voglio rendermi autonoma, ma non ho ancora tutti gli strumenti per farlo, no? Quindi si oscilla tra voler stare vicino ai genitori, la figura di riferimento, e il bisogno di evadere, che però è tipico di quel periodo, anzi, guai se non ci fosse, no? Questo aspetto, forse se posso dire, però non occupandomi di adolescenza, non entro nello specifico, però è sano che avvenga, no? Un momento di bisogno di autonomia, di richiesta di autonomia e di volersi allontanare un po' da quello che è il nido protettivo. Una domanda che chiede generalmente il livello di compliance alla terapia di questi pazienti, nella tendenza a mettere in atto un po' un ciclo che tendono a compiacersi, a compiacerci, scusi, a compiacerci, che tendono a compiacere il terapeuta, i pazienti dipendenti. Certo, beh, certamente la relazione terapeutica è una relazione, quindi ci sono dei segnali a cui come terapeuti dobbiamo stare attenti e evidenziare, no? Alcuni comportamenti tipici che possono avere a che fare con il tratto. Noi assolutamente, almeno nella mia esperienza, quando è capitato, ho manifestato e abbiamo lavorato insieme, magari su quelli che potevano essere quei tratti che si ripercuotevano anche nella relazione terapeutica, no? Quindi un'eccessiva condiscendenza, un eccessivo bisogno di anticipare i bisogni del terapeuta, di chiedere al terapeuta come sta, di assolutamente sì, e si trattano esattamente come vengono trattati gli altri aspetti, no? Quindi il tratto più in generale che si può ripercuotere in una relazione con il compagno, ma anche nella relazione terapeutica, anzi diventa assolutamente importante, chiaramente attraverso un esercizio, no, di autoriflessione importante del terapeuta, di aiutare i pazienti a riconoscere questo e a fargli notare come questo stia influendo sulla relazione e ad aiutarlo ad utilizzare strategie diverse. Mi sembra che ci sia sulle fondamenta del rimuginio e c'è stato un sarebbe interessante un approfondimento sulle tecniche dei processi di rimuginio e ruminazione alla UENS. Spero nel calendario un argomento. Abbiamo tenuto, non mi ricordo quando, io e la dottoressa Offredi, però non è chiaro che questi sono, poi magari lo specificherà Alessandra, però abbiamo spiegato bene cosa si farà all'interno e quali tecniche verranno utilizzate all'interno del percorso sull'MCT, però è chiaro che non possiamo insegnare le tecniche, no? Sì, c'è un'altra che ribadisce un po' l'aspetto della possibilità, appunto, che il terapeuta venga molto idealizzato dal paziente. Ovviamente, come dicevi prima, essendo una relazione, questi pazienti tendono poi a sottolineare quanto è capace l'altro e non adeguati loro. Certo, soprattutto sulla disponibilità, no? Ma questo è un po' appannaggio dei disturbi di personalità più in generale, no? Quindi la capacità in qualche modo di
definire qual è il ruolo terapeutico, di definire cosa un terapeuta può fare, no? Perché un terapeuta non può, per esempio, rispondere sempre ai messaggi costantemente di rassicurazione, anzi, no? Per esempio, far notare questo, riflettere su questo, ragionare su insieme su quali strategie si possono utilizzare per ricevere realmente l'aiuto dal terapeuta senza assolutamente l'idealizzazione, no? Perché appunto non esiste nessuno di perfetto, tantomeno il terapeuta nella relazione. Quindi, anzi, è fondamentale far comprendere questo. Più che, esatto, controllarlo e più rendersi conto, no, di quelle che sono queste dinamiche e definire bene, però queste sono cose che magari si riprendono nel corso del percorso terapeutico e si definiscono anche un pochettino all'inizio su quello che è il tipo di rapporto, no? Ci si accordano sulle chiamate, cioè un terapeuta non è quello che risponde, ripeto, continuamente alle rassicurazioni e ai messaggi, no? Non è quello il ruolo del terapeuta, quindi definire anche bene qual è il ruolo del terapeuta ci aiuta in questo senso a definire anche questo rischio e ad anticiparlo, perché quello può capitare indipendentemente dai tratti dipendenti. Questo, ripeto, è appannaggio in generale delle relazioni, dei disturbi di personalità, può capitare, no? C'è una domanda che fa riferimento se ci sono delle tecniche specifiche anche sul trattamento delle dipendenze da sostanze. Sì, anche lì adesso è un argomentone, una domandona, nel senso che ci sono dei protocolli che anche la linea fa e all'interno del centro mettiamo in atto quando vediamo che magari il numero maggiore delle persone che fanno parte di quel momento, di quel gruppo, hanno anche le problemi legati alle sostanze. Quindi ci sono delle tecniche, degli aspetti più specifici per questo, ma comunque che fanno riferimento comunque a protocolli che riguardano anche la mindfulness, che riguarda la stessa gestione dell'impulso, la gestione comunque dell'emotività, proprio il riconoscimento di quello che mi sta succedendo. Quindi questo rimane comunque proprio nell'idea dell'accettazione, nel tollerare quello che sento e appunto la voglia, la dipendenza dalla sostanza. Poi con alcune specifiche particolari, quando appunto il gruppo lo richiede. Direi che siamo arrivate alla conclusione. Ringraziamo tutti per aver partecipato, numerosi. Grazie. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, buona serata.